cosa, bisogna averla ben presente e dopo gli si dà il colpo di martello. Stessa cosa della musica. Tu non conosci la musica? Non è che mi fai quattro pirouette con un sax o suoni il pianoforte col gomito e sei molto figo. No, non funziona così. Funziona che tu sai come si suona il pianoforte e dopo decidi che quel suonare il pianoforte in quel modo non ti interessa. Cerchi altre strade, cerchi un linguaggio tuo senza far troppo gli originali, un linguaggio tuo, senza fare un lavoro e non un capolavoro. Stessa cosa per la recitazione. Se uno non sa leggere l'endecasillabo, non lo può spapolare. Se uno non sa leggere un sonetto di Shakespeare, non lo può spapolare. Può fare tante altre cose, ma quello non lo fa. A me dà molto fastidio quando vedo degli artisti che oltretutto danno un'aria di grandi innovatori e presentano delle cose che sono delle vere e proprie truffe, perché quella roba lì non è niente. Faccio un esempio, faccio due esempi che faranno ridere. Uno è quello di Carmelo Bene, che è un attore che lasciò l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma e decide di fare una strada sua. E se voi sentite Carmelo Bene che legge Dante, lo spapola l'endecasillabo. Però Carmelo Bene l'endecasillabo lo sa leggere, se io gli dico, come ti chiedo, chiedevo, perché non c'è più, dopo il 2000, non mi ricordo in che anno, e lui lo sa fare. Ma ce ne sono tanti altri esempi, quindi la cosa importante è acquisire questi strumenti, quindi finché avete modo di studiare, continua, anche perché alla vostra età chiaramente è molto più semplice, così avrete la libertà di fare tutto quello che vorrete con quegli strumenti. Ecco perché la formazione è importante, ecco perché la scuola è importante, non per la pagella come diceva Flavio, non è per quello, è perché uno può in qualche modo trovare delle chiavi per aprire delle porte, le porte che vi faranno andare avanti nella vita. Io non mi sono pentita della scelta che ho fatto, anche se dal punto di vista economico è stata una tragedia, perché io ero assunta regolarmente, mi sono licenziata, quindi per me è stato molto difficile, però comunque. Poi un'ultima cosa che voglio dire, non confondiamo mai il successo con la popolarità. Il successo è una cosa personale. Successo può averlo un falegname, può averlo qualsiasi persona che fa un lavoro o che ha una vita, che ha un hobby. La popolarità è un riconoscimento che può essere importante, però non deve essere quello lo scopo. Può arrivare e ci fa anche piacere, ok? Però il successo è una cosa molto personale, perché se non c'è la realizzazione nostra, personale, in quello che facciamo, nessuno ce la potrà dare, anche se il riconoscimento è importante. Okay? Quindi ci sono anche dei riconoscimenti, per esempio, che non danno popolarità. Vivere in Sardegna ci sono due modi. Io ho scelto un modo, ho avuto diverse collaborazioni fuori, anche all'estero, ho imparato tante cose, ho fatto l'unica scuola che c'è stata qua a Cagliari per 3 anni, che è quella della fabbrica illuminata di Marco Parodi, che è stata l'unica scuola con insegnanti d'eccellenza in tutte le varie cose, dalla biomeccanica per l'attore fatta da Karpov che veniva dal 15 di Mosca, eccetera, eccetera.